buttate la chiave, chiesto l'ergastolo per Valentino Talluto che ha infettato 30 donne col virus HIV-l'uomo è accusato di epidemia dolosa e lesioni aggravate dai futili motivi, contestati oltre 3.000 rapporti sessuali a rischio tra il 2006 e il 2015, le menzogne per ottenere sesso non protetto, vorrei usare il profilattico, ma sono allergico a L-lattice meno. La Procura di Roma ha chiesto l'ergastolo con isolamento diurno per Valentino Talluto accusato di epidemia dolosa e lesioni aggravate dai futili motivi per aver infettato volontariamente con il virus dell'HIV 30 donne. Ed oltre a loro anche un bambino, figlio di una delle sue amanti. A Valentino sono contestati oltre 3.000 rapporti sessuali a rischio tra il 2006 e il 2015. Il corteggiamento prima sui social network e poi con mazzi di rose. Il ragazzo di 32 anni utilizzava i social per agganciare le sue vittime. E quando Facebook, Badò e Netlog non bastavano passava a chat a luci rosse come chat e ciao amigos. Si presentava con lo pseudonimo di artista Ele, dopo aver lusingato le sue amanti con regali ed enormi mazzi di fiori, proponeva rapporti sessuali non protetti. Tra le vittime ragazze di 20 e donne di 40 anni. Studentesse e madri di famiglia. Ma l'epidemia, purtroppo, non si è fermata ai soli casi di contagio diretto. Talluto, infatti, ha trasmesso il virus anche a un bambino, figlio di una donna con la quale ha avuto una breve relazione mentre lei era incinta. Il piccolo oggi ha 3 anni, e quando aveva 8 mesi gli sono state diagnosticate l'HIV e l'encefalopatia, casualmente riconducibile, si legge nel capo d'imputazione, allo stato di sieropositività contratto dalla madre durante il parto. Le menzogne per ottenere sesso non protetto. Per ottenere i rapporti sessuali senza protezioni, Valentino, utilizzava vari stratagemmi. Spesso la frase pronunciata dall'uomo era, puoi fidarti. Non ho nulla, ho fatto le analisi il mese scorso. Mentiva. Sapeva di essere sieropositivo Valentino che alle donne più scrupolose raccontava, vorrei usare il profilattico, ma sono allergico al lattice. La PML Neri nella requisitoria che ha preceduto la richiesta dell'ergastolo per l'imputato ha detto, Talluto non ci ha aiutati, non ci ha detto nemmeno un cognome delle ragazze di cui sapevamo solo i nomi. Si è sempre chiuso dietro silenzi e bugie. Talluto, ha sottolineato ancora il PM, ha approfittato del fatto che tutte le ragazze conosciute in chat si fossero innamorate di lui, si fidavano e si sentivano rassicurate. La condotta di vita di Talluto ha detto ancora il PM era improntata alla ossessiva spasmodica e patologica ricerca di intrattenere rapporti sessuali promiscui con chiunque frequentava locali per scambisti.